Oggi raga, nuovo episodio della serie dei glitch di Fortnite. Questa volta finalmente Season 3, capitolo 2 edition. Raga, non credo di aver mai portato appunto un video dei glitch in questa season, perciò oggi è finalmente il primo. Mi raccomando raga, vi ricordo una cosa come al solito: di non provare questi glitch in partita pubblica, o comunque sia non provateli direttamente nemmeno su Fortnite. Il tutto fatto a scopo di intrattenimento. E raga, sappiate che se li provate in partita avete un gran rischio di essere bannati, quindi io non vi consiglio di farlo. Per altri video del genere mi raccomando, vi ricordo un bel like, non dimenticate codice cap nei negozi oggetti solo per verificare. Capitano, ho detto questo, let's go. Ah, inoltre raga, ringrazio Glitch King, che è il canale da cui sto prendendo appunto questi glitch. Primo glitch di oggi, Inside the Vault, ovvero il classico glitch che appunto si faceva all'agenzia per entrare all'interno del vault, quindi del bunker, senza aprire la porta. Raga, è possibile farlo anche questa season? Sono curioso di vedere se sarà uguale oppure cambierà effettivamente qualcosa, raga, perché c'è anche caso che l'Epic non abbia risolto il glitch e si faccia uguale identico. Allora, prima di tutto raga, per iniziare con questo glitch bisogna landare praticamente sopra al bunker dell'autorità, come si faceva per l'agenzia. Praticamente uguale, identico. La zona davanti è identica, cioè raga, è perfettamente uguale. Ma attenzione, il glitch si fa diversamente. Infatti lui ha messo tre piramidi sopra e un muro. Ok, la barca c'entra sempre, raga. La barca c'era anche nel vecchio glitch e la barca è praticamente fissa in questi glitch. Con la barca si deve andare esattamente in questo punto e parcheggiarla in ma che ma no, vabbè, ma stai scherzando? Ma che figata! No, raga, ho capito. Praticamente voi continuate a uscire ed entrare nella barca e a un certo punto vi ritrovate magicamente dentro il bunker, anche se la porta ovviamente è chiusa e non si può aprire. Raga, c'è solo un piccolo problema: come cavolo si esce dal bunker a questo punto? Cioè, se io sono dentro il bunker, la porta è stata chiusa, nel senso, sono dentro un bunker senza chiavi, la porta è ovviamente chiusa. E come cavolo ci esco? Ah, piazzo la piramide, ok, entro nella barca. Ah, ok, raga, perfetto. Quindi sopra la barca piazzi la piramide, esci dalla barca e sei automaticamente sopra, come nel vecchio glitch. Praticamente molto simile, però non proprio uguale, ecco. Secondo glitch di oggi, questo qui, raga, è il glitch dei mulinelli. Come vi sapete, su Fortnite appunto ci sono queste specie di spirali dentro l'acqua che non sono altro che i mulinelli. Per questo glitch vi servirà un elicottero da piazzare al centro di questi mulinelli. In questo modo, raga, uguale identico. Ora, una volta fatto questo, bisogna uscire e andare sotto all'elicottero, raga. Voi sapete bene che i mulinelli su Fortnite servono per spararti in aria e praticamente farti volare super veloce. Solo che se lo fai sotto un elicottero, cosa cavolo può succedere? Raga, sono proprio curioso, vediamo un po'. Oh, what? Ah, no, figata, raga. Ce ne potevamo praticamente stare all'interno del mulinello, però senza essere lanciati. E la cosa in teoria dovrebbe essere abbastanza figa, perché i nemici non potranno farlo. Quindi raga, saremo gli unici in mezzo al mulinello senza essere sparati in aria. Figata sta cosa. E sarà anche difficile vederci, perché come vedete il mulinello fa questa specie di effetto grafico che appunto è molto complicato per gli altri vederci. Glitch per diventare il nuovo Superman. Praticamente questo glitch vi permette di distruggere ogni cosa che toccate. Ci sono stati un botto di glitch nella storia di Fortnite simile a questo. E questi due glitch, cioè quello di prima e questo, sono state la ragione per cui i mulinelli sono stati disabilitati poco fa. Per fare questo glitch, raga, bisogna stare praticamente in questa specie di barchetta in cui non sono mai andato sotto alla fortiglia, quindi nella parte in basso a sinistra della mappa, in questa specie di barchetta. Cioè, raga, vi giuro che non sono mai stato in questo punto. Comunque, vabbè, siamo in questo luogo, raga, e stiamo davanti a questi bagni. Questo bagno, raga, è glitchato, perché se noi ci entriamo, vediamo un po'. Oh, che cavolo. Ma what? Ma che figata! Ah, raga, ho capito. Non bisogna aprire il deltaplano una volta che siamo sopra il mulinello. E se cadiamo giù in questo esatto modo, quindi come ha fatto questo personaggio, il glitch ha funzionato. Quindi, in teoria, ora, ogni volta che ci avviciniamo a qualche struttura, quindi come per esempio, che ne so, qualsiasi cosa, raga, anche un muro costruito da noi, qualsiasi cosa, saremo in grado di distruggerli. Che figata! No! Bellissimo. Ma raga, sto glitch è assurdo comunque, qualcosa di incredibile. Sia le cose che abbiamo sopra che le cose che abbiamo sotto. Wow, questo raga è il glider glitch, che è praticamente il glitch che vi permette di uscire dall'elicottero come se foste in GTA 5, quindi uscire dall'elicottero con il deltaplano. E raga, questa cosa qui, fidatevi che è una figata incredibile, anche perché vi salverà in un sacco di situazioni in cui dovete uscire dall'elicottero e sotto purtroppo non ce l'ha. Questo da morto tipo 26.000 volte, così. Comunque, per fare questo glitch, raga, bisogna entrare all'interno dell'elicottero, ovviamente, direi, perché senza l'elicottero il glitch non può funzionare. Andiamo in alto, insomma, andiamo dove cavolo ci pare. Possiamo avere sotto ovviamente anche la terra, perché tanto apriremo il deltaplano, quindi raga, non è importante che noi abbiamo l'acqua. E what? Ma che cavolo? Ma come ha fatto? Ah, ho capito, raga, praticamente come ha fatto. Questo glitch è molto particolare perché sono due glitch in uno solo. Praticamente, se voi fate il glitch di primo, ovvero quello lì che vi permette di distruggere ogni cosa che toccate, quindi raga, quello che vi ho spiegato praticamente 2 minuti fa, nel momento in cui prenderete un elicottero, raga, quindi il choppa, insomma, sto cavolo di coso, potremmo uscire aprendo il deltaplano. Che figata! Cioè, raga, sono due glitch in uno.
Wow. E col deltaplano, raga, possiamo atterrare dove ci pare. Insomma, volendo possiamo uscire dall'elicottero anche sulla terra. Questa cosa è veramente, veramente OP. Un glitch in creativa per divertirvi con i vostri amici e appunto prendere degli oggetti non rilasciati direttamente in creativa è questo. Se noi andiamo nella nostra isola, cambiamo la destinazione e ne creiamo una nuova e praticamente mettiamo l'Arena Island, quindi l'ultima in basso a destra. Poi vabbè, ovviamente aspettiamo che tutto si carichi, perché su Fortnite ci vuole mezz'ora. Entriamo all'interno dell'isola, guardate un po', raga. Andiamo esattamente in questa zona, quindi praticamente in questo muro rosso. Prendiamo l'airdrop, che è quello che appunto vogliamo avere, insomma, nella nostra... insomma, lo salviamo nel nostro inventario del telefono, ecco. E, raga, boom, potremmo avere sostanzialmente tutto quello che l'airdrop droppa normalmente. Che figata, cioè, raga, addirittura possiamo prendere la macchina. No, è vero. Cioè, insomma, la macchinetta è quella che dà gli oggetti, ecco. Possiamo avere sostanzialmente tutto quello che c'è in partita normale, però in creativa, anche delle cose che appunto la Epic non ha effettivamente inserito. Una volta copiato tutto, basta tornare nella nostra isola e voilà, raga. Incolliamo tutto quello che abbiamo salvato come slot del telefono e avremo tutto nella nostra isola in creativa. Una figata incredibile. Poi, una volta che ce l'abbiamo una volta, basta che lo copiamo infinitamente per crearne quanti ne vogliamo. Glitch per completare le sfide. Beh, insomma, lo voglio vedere subito, raga. Sono proprio curioso di vedere che cavolo combina ora. Allora, è in una partita normale, anzi, è in laboratorio della battaglia. E praticamente alcune sfide le possiamo completare in laboratorio della battaglia. No, raga, questa qui è la sfida in cui bisogna andare praticamente in altissimo nella mappa, in alto a sinistra. C'è una nuova isolotta appena aggiunta in questa season e l'obiettivo è appunto dare 300 di pietra a questi cosi, non so, a sti tizi che si muovono, insomma, a questi robi blu che girano, che ancora non ho capito che cavolo sono. Raga, questo glitch possiamo completarlo anche non in partita normale, ma in laboratorio della battaglia, quindi senza giocatori che ci danno fastidio. Glitch per il teletrasporto. Di questo, raga, sono veramente curioso perché queste cose mi fanno impazzire a me su Fortnite. Comunque sia, per questo glitch bisogna entrare e praticamente tagliare, diciamo, il bidone nello stesso momento. Poi, raga, bisogna... Ah, ok, tagliare nel senso di copiarlo, però è tipo il tasto, insomma, del computer taglia. Tasto destro taglia, quindi è praticamente... Non so quale sia il comando su Fortnite, però si fa tramite il telefono, ecco, c'è proprio il tasto apposta. Lo tagliamo e poi, una volta che siamo entrati, lo incolliamo di nuovo. Quindi, raga, bisogna fare molto, molto, molto veloce. What? No! Quando noi praticamente usciremo dal coso dell'immondizia, verremo teletrasportati fuori dalla nostra isola e le nostre armi diventeranno invisibili. Ma che... Ma per quale motivo? Ma raga, io vi giuro che non capisco proprio il senso di questi glitch. Cioè, non hanno senso. Perché? È vero! Guardate... No, raga! Guardate le armi quando le tieni in mano! Sono invisibili! No! Che figata! Questo era un lancia razzi, raga, ma che figata! Si vede solo il razzo! Bellissimo, raga, questo glitch. Glitch per buggare le animazioni di Fortnite. Per questo glitch bisogna volare e poi copiare sempre quel cavolo di bidone, raga. Ormai il bidone c'entra in tutti i glitch. Bisogna volare, copiare il bidone e smettere di volare. E nello stesso momento in cui si smette di volare, incollare il bidone che avevamo copiato mentre cadiamo. Tutto quello che ho detto fatelo in maniera molto veloce. Ovviamente, raga, tutti questi glitch sono in creativa, anche perché vi ripeto che fare glitch in partita pubblica è molto sconsigliato, perché potrebbero fortemente bannarvi. Quindi non fateli. Comunque sia, in creativa incolliamo il bidone mentre stiamo cadendo. Ok, ora. E what? E che cacchio? E non ho capito che cosa. Potrebbero volerci un po' di tentativi, c'è scritto, ma non ho capito che cavolo vuol dire. Cioè, nel senso, in che senso bug delle animazioni? No, no. What? Ma che? Ma che? Ma perché il personaggio sta così, regà? Ah, ho capito, sta così perché è come se fosse rinchiuso all'interno del bidone. E raga, come vedete si può buildare, insomma, si può fare tutto quello che vogliamo, ma il personaggio continuerà a star così. E sono curioso di vedere, raga, come ci vedono gli avversari, cioè come ci vedono i nostri amici in creativa. Sono proprio curioso di provare questo glitch in creativa. Secondo glitch delle animazioni, questa volta, raga, va a capire come cavolo, insomma, come cavolo sarà l'animazione buggata. Per questo glitch bisogna tenere un boombao, quindi l'arco, praticamente, quello che esplode, insomma, bisogna tenerlo tirato, ecco. Poi bisogna saltare e quando tocchiamo il terreno, cioè nel momento in cui finisce il salto e noi tocchiamo il terreno, bisogna iniziare a switchare tra le nostre armi. Quindi, raga, bisogna avere almeno un paio d'armi. Ok, prendiamo l'arco. What? Ah, ok, sta switchando tra le armi, quindi ha già fatto tutto, ha già saltato con l'arco in tiro. E ora? Ma è infinito. Ma che... Ma lui non credo che stia switchando, raga. Ah, il personaggio si è buggato tipo tutto in avanti, sta tutto storto. No, ok, aspetta un attimo. Questo qui lo voglio proprio vedere. Glitch per far crashare il gioco a qualcuno.
Raga, di questo qui sono curiosissimo, anche se non vi consiglio di farlo, perché ripeto, questi glitch sono molto molto bannabili. Però vediamo come funziona. Possiamo far crashare la partita di qualsiasi persona piazzando un casino di pompe per il gas. Ma che cazzo? Ma quante ne avesse? Ma quante pompe per il gas ha messo? Ma raga, ho capito, ha fatto un esercito di pompe nel gas. Ma che cacchio ci deve fare con tutta sta benzina? E comunque in teoria dopo un po' dovrebbe crashare il gioco. Oppure, insomma, gli sta facendo 2 FPS, ma credo che sia crashato. Glitch dell'invisibilità. Per fare questo glitch bisogna rendere l'inventario pieno e poi prendere una shadow bomb. Quindi come ultimo slot, quindi come quinta arma, bisogna prendere la shadow bomb. Una volta fatto questo, raga, bisogna riempire le chest con 15 timer oppure le scoreboard, quindi quelle che segnano il punteggio, esattamente 15, voilà. Creare la chest e piazzarne un casino, raga. Piazzarne veramente un botto. Ora, una volta che abbiamo tutte le chest piazzate, dobbiamo aprirle e finché praticamente non ci riempiamo l'inventario di queste, insomma, di questi segnapunti, ecco. Ah, ok, lui per aprire gli tira direttamente il Junkrift sopra, quindi gli fa cadere il rinoceronte sulle chest, li apre e voilà, raga. Prende 25.000 scoreboard in un momento. L'inventario ovviamente si riempie tutto perché l'inventario di Fortnite non è completamente infinito. Una volta che l'ha riempito... lo sta facendo di nuovo, raga, perché quanto cavolo ci vuole per... Ok, ha riempito l'inventario. Quanto cavolo ci vuole, raga, per riempire l'inventario? Ora, una volta fatto questo, dobbiamo utilizzare la Shadow Bomb. Dropperà questo coso per terra? Raga, se lo prendiamo, diventiamo invisibili. Siete pronti? 3... Ovviamente dobbiamo togliere il nostro inventario. 3, 2, 1, let's go! Completamente invisibile, raga. Che figata, questo glitch in realtà è un botto che c'è, perché l'ho visto un sacco di volte. Però, raga, è sempre bello, perché praticamente ci permette di diventare completamente invisibili anche agli occhi degli altri, da quanto mi ricordo, anche se non so se si vede l'ombra dietro, ma non credo proprio. Detto questo, raga, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo, raccordo, consigliate un bel like, codice cap nei negozi oggetti, solo per veri capitani. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale e anche al mio secondo, che si chiama Samuele Mattini. Detto questo, ciao ciao ma...